Allora, amici, invece adesso stiamo andando da Villanova a Villa Prati, hanno messo la chiusura, sì, perché comunque passa marginalmente anche di qui, ma probabilmente forse si va, adesso proviamo ad arrivare a Villa Prati per arrivare a casa, ecco, per portare il culo a casa, insomma. Adesso alziamo le luci, per favore, Vitaletti, alza le luci perché potremmo incontrare dei drappelli d'acqua. Intanto guardiamo gli allagamenti, sì, ci sono, sì, questa è la zona di prima, dall'altra parte chiaramente allagamento, però la strada è sopraelevata e se anche era venuto sulla strada, vedete, c'è un po' di pantano, ma mi pare si possa andare. Adesso bisogna vedere se ci sono dei punti calanti, chiaramente qui le acque sono state le case sono state sommerse. Mi pare di vedere un po' d'acqua, mi pare, anzi siamo quasi sicuri, però la gente va avanti. Se la gente va avanti, vado avanti anch'io, Vitaletti, cazzo dici? State un po', state bene attenti un po', state bene attenti un po'. Ecco, vedete, siamo passati sopra la super pozzanghera, ce l'abbiamo fatta, c'è un mucchio di pantanone, per andare più piano, e questo, mi sono impantanato anche la macchina, ma va bene. Qua abbiamo sempre più acqua, perché siamo vicini, traversare è lì a 1 chilometro, ragazzi, dove c'è il dramma, preghiamo per loro. Adesso andiamo avanti, vedete quant'acqua che c'è, vedete. Qua c'è della porcheria, delle macerie, chiaramente case super allagate, ci dispiace per loro, ma a noi ci è già toccato con l'azienda ben 2 volte l'anno scorso, sappiamo che cos'è, ci dispiace tantissimo. Andiamo avanti, siete con me, mancano 2 chilometri e poi la strada sarà perfetta, non ci saranno più allagamenti, alluvioni. Direi che mancano sui 100 metri alla fine di questa diretta, col tempo mi ha fatto, c'era giusto un pozzetto d'acqua lì, 20 centimetri, 25 centimetri, dai, per me ieri sera di qui non si passava manco per niente. Ecco, diciamo che la fase brutta della strada è finita e io vi saluto.